Amici sportivi appassionati di pallamano, torna il campionato di pallamano femminile, torna in campo la Iomi PDO Salerno, undicesima giornata del campionato di Serie A, in campo la formazione allenata da coach Neven Lupez affronta quest'oggi qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo l'Estense Ferrara. Iomi Salerno, che lo ricordiamo, è sempre al secondo posto e mira a chiudere in bellezza questo anno 2017, l'anno che sarà ricordato da tutti come quello della conquista del titolo di campionessa d'Italia in carica. Dall'altra parte c'è invece l'Estense Ferrara, che attualmente si trova al sesto posto con 11 punti all'attivo in condominio con la Memphis d'Ossobuono. Passiamo subito alla lettura delle formazioni per la Iomi PDO Salerno. In campo ci sono con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 2 Rita Trombetta, ex dell'incontro avendo vestito l'anno scorso la maglia proprio delle Estense. Numero 3 Carmela Stellato, numero 5 Roberta Motta, numero 6 Erika De Somma, numero 9 il capitano Antonella Coppola, numero 10 Sulechi Sule Gomez Hernandez, numero 11 Vittoria Vicky Romeo, numero 12 Monica Saracinesca Pruster, numero 18 Pina Napoletano, numero 23 Giulia Fabbo, numero 24 Siriel Lauretti Mates, numero 25 Laura Casale, numero 33 Valentina Landri. Il tecnico ovviamente il signor Neven Lupez, l'Estense guidata in panchina da Demeni Ghionghi. Scende in campo con il numero 5 Arianna Brunetti, il numero 6 Carlotta Poderi, numero 7 Gaia Maria Zuin, il numero 12 Araceli Estache Iares, numero 13 Giorgia Felisati, numero 14 Martina Lobiundo, numero 17 Maria Fernanda Marrochi, numero 26 altra ex dell'incontro Lorena Benincasa, che nelle passate stagioni ha indossato la maglia della Iomi PDO Salerno, come anche Martina Iacovello, che indossa la casacca numero 24, numero 27 Luciana Fabbricatore, numero 31 Eleonora Costa, numero 99 Gioia Verrigni. Gli abiti dell'incontro sono i signori Carrino e Pellegrino. Tutto è pronto per dare inizio a questo match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è la Iomi PDO Salerno e l'Estense Ferrara. Match valevole, lo ricordiamo ancora, per l'undicesima giornata, ultima del girone di andata del campionato di massima serie di pallamano femminile Serie A. Tutto è pronto, arriva il fischio degli arbitri, partiti, possesso per la Iomi con Pina Napoletano, giro palla Valentina Landri, Sule Gomez, Vicky Romeo, giro palla ancora per Salerno con Valentina Landri, Coppola, serve Gomez, Lauretti Matos, ancora Landri, si alza la conclusione, la parata di Iacovello, nulla di fatto, si riparte, possesso Estense Ferrara con la numero 6 Carlotta Poderi. Ora Gaia Zuin prova il servizio ancora per Poderi, nulla di fatto, la sfera finisce out. Rimessa, cambio di possesso e Monica Brusser fa ripartire la Iomi servendo Lauretti Matos, Valentina Landri, Gomez, Vicky Romeo sull'ala, giro palla Pina Napoletano, Valentina Landri nel ruolo di centrale,
ancora il servizio per Sulla Gomez, poi nello spazio Landry, fermata, da lì non si passa, Gomez serve Lauretti Matos, si alza la conclusione, la rete di Siriel Lauretti Matos che sblocca il punteggio. Prima rete firmata Siriel Lauretti Matos, dopo due minuti di gioco la Iomi Salerno è sull'1-0. Ora in possesso c'è Zuin per la formazione ospite, giro palla ora, bene in casa. Ancora Poderi, Marrochi, Iares, ancora Brunetti, giro palla, Zuin. Prova a deggiare, poi l'errore, il fischio degli arbitri, il fallo, il 9 metri. Possesso ancora per l'Essenza Ferrara con Carlotta Poderi, Gaia Zuin. Gaia Zuin ancora per Poderi che si butta nello spazio, di lì non si passa, c'è il fallo, 9 metri. Con l'Essenza, con Zuin, la conclusione, la parata di Prusser. Riparte la Iomi con Valentina Landi in velocità, Gomez. Gomez, la conclusione, parata da Martina Iacovello. Riparte ancora quindi l'Estense con la Fabbricatore, poi Zuin, bene in casa, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri, Carlotta Poderi, Gaia Zuin, giro palla, bene in casa, ancora Zuin, Poderi, serve Zuin. Zuin prova a servire bene in casa, che viene però fermata, parte il contropiede, Landry, Landry per Romeo, 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 la conclusione, la rete di Vicky Romeo, seconda rete per l'Iomi, 2-0, la rete porta la firma della numero 11, Vicky Romeo, possesso ora per l'Estense con Gaia Zuin, per Fabbricatore, Poderi, Lorena bene in casa, giro palla, Poderi si butta nello spazio, serve bene in casa, poi sull'ala Brunetti, la conclusione non va, della numero 5 Arianna Brunetti, si salva la Iomi che può ripartire in velocità con Sule Gomez, Sule Gomez per Lauretti Matos che si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Siriel Lauretti Matos, 3-0, dopo 5 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e l'Essenza. Essenza ora in possesso palla con Brunetti, bene in casa, giro palla Zuin, Fabbricatore, ancora Zuin, perde il controllo, riparte Gomez, serve Landry in contropiede, Valentina Landry tutta sola, la conclusione parata da Iacovello, rimessa ancora per la Iomi con Gomez, poi Romeo, Gomez, Valentina Landry, Lauretti Matos, Pina Napoletano, giro palla per la formazione di coach Rupez, Valentina Landry nel ruolo di centrale chiama schema, serve Gomez, Lauretti Matos ancora per Landry che recupera la sfera dopo un attimo di disattenzione, bisogna ripartire, Valentina Landi dentro per Pina Napoletano che prova la conclusione, subisce anche il fallo, quindi c'è il fischio degli arbitri, il 7 metri, fallo subito da Pina Napoletano, 7 metri, fischiato dalla coppia arbitrale Carrino-Pellegrino, Sule Gomez dalla linea di battuta contro Martina Iacovello. Arriva il fischio del direttore di gara, parte sulle Gomez, la conclusione, la rete numero 4 per la formazione salernitana, 4-0. Possesso ora per l'Estense con Ben in casa, poi Poderi, Zuin, giro palla per la formazione ospite guidata da coach Ghionghi. Poi il fallo su Lorena Benincasa, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Fabbricatore. Poi Marrochi. Zuin. Benincasa, si butta nello spazio. Di lì non si passa, c'è ancora un fallo, un 9 metri.
ancora possesso per l'Estense con Marrochi, poi bene in casa, giro palla con Brunetti, bene in casa ancora Zuin, serve Marrochi nel ruolo di pivot, c'è un fallo ravvisato dalla coppia arbitrale, ancora un fischio, un 9 metri, Marrochi serve Zuin, poi Fabbricatore, bene in casa in velocità per Brunetti che realizza il primo gol di giornata per l'Estense. Siamo già dall'altra parte intanto e Pina Napoletano realizza il gol ancora per l'Iomi. Ora l'Estense che manovra tutto in velocità, Pina Napoletano ha messo alle spalle di Martina Iacovello per il 5-1, ora c'è bene in casa per l'Estense che manovra, serve Zuin, giro palla, Poderi, ancora bene in casa, Zuin, bene in casa, Marrochi, giro palla, la conclusione, il fischio degli arbitri, fallo fischiato a Laura Casale, commesso su Carlotta Poderi, tanto Zuin si libera, va alla conclusione servendo Fabbricatore, poi c'è un giallo per Vicky Romeo, nulla di fatto, si riparte. Bisogna ripetere, Monica Brusser per Lauretti Matos, Gomez, Vicky Romeo, ancora Gomez, Pina Napoletano, poi Valentina Landri, Lauretti Matos, giro palla per la formazione di coach Rupez, ancora Gomez, Valentina Landri, Pina Napoletano sull'ala, poi Lauretti Matos si butta nello spazio, serve Landri, poi Gomez, Gomez si gira, subisce il fallo, il 9 metri, arriva il fischio degli arbitri, ancora possesso Iomi con Gomez, poi Landri, giro palla, Valentina Landri, serve Gomez che si alza, fa partire una conclusione, subisce anche il fallo, fallo commesso da Marrochi sulle Gomez, fischio degli arbitri, cartellino giallo per Marrochi e 7 metri ancora per l'Iomi. Sulle Gomez ancora dalla linea dei 7 metri contro Martina Iacovello, arriva il fischio degli arbitri, parte Gomez, la conclusione, la rete ancora di Gomez. Cambio di possesso ora con Poderi e Benincasa che scambiano per l'Estense, poi Zuin, Fabbricatore, giro palla per la formazione ospite di coach Ghionghi, Zuin prova un varco, poi subisce il fallo, 9 metri, Fabbricatore, serve Poderi, Poderi si alza, serve Zuin ancora, di lì non si passa, poi il passaggio filtrante per Benincasa, poi Zuin, la conclusione è murata, riparte il contropiede, Vicky Romeo, Vicky Romeo, Vicky Romeo tutta sola, non perdona, Vicky Romeo e la mette alle spalle di Martina Iacovello per il gol della Iomi Pedio Salerno che si porta sul 7-1 dopo 10 minuti del primo tempo. Ancora Estense ora con Poderi per Benincasa, il servizio per Brunetti, fermata con un fallo, fischio degli arbitri, 9 metri. Poderi per Zuin, Gaia Zuin, serve ancora Poderi, ancora fermata con un fallo, ancora un fischio degli arbitri e ancora un 9 metri. Zuin serve Fabbricatore, ancora Zuin. Poi bene in casa sull'ala per Brunetti che realizza il secondo gol personale, il secondo gol di squadra anche per l'Estense. 7-2. Intanto siamo già dall'altra parte del campo del 40-20 qui della palestra Caporale Maggiore Palumbo, possesso per l'Iomi con Vicky Romeo, poi Gomez, Valentina Landri nel ruolo di centrale chiama schema. Sidel, Lauretti Matos, Gomez, ancora Valentina Landri, giro palla
per la formazione senana. Capitan Coppola, ancora Gomez che però non controlla, perde la sfera, riparte il contropiede, ancora Brunetti, ancora lei realizza il terzo gol personale, il terzo gol di squadra. Siamo intanto già dall'altro lato con Pina Napoletano, fermata con un fallo. 9 metri per l'Aiomi, Valentina Landri, poi Lauretti Matos, Gomez, Vicky Romeo sull'ala, ancora Gomez, si butta nello spazio, prova la conclusione ma la sbaglia, sulle Gomez, cambio di possesso, Martina Iacovello rimette in gioco servendo Gaia Zuin per l'essenza e poi Fernanda Marrocchi, fabbricatore, giro palla per la formazione della Essenza Ferrara, ben in casa, si butta nello spazio, prova la conclusione, realizza il gol numero 4 per l'Essenza. Intanto in velocità Pina Napoletano dall'altra parte sbaglia, c'è il fischio degli arbitri, l'ammonizione per la numero 5 Brunetti, cambia di possesso, però c'è Zuin per l'Essenza che manovra servendo fabbricatore, ancora Essenza in possesso con Ben in casa che serve fabbricatore, poi Zuin per Marrocchi, fermata fallosamente da Valentina Landri, rimane a terra la numero 17 della formazione ospite dell'Essenza, che poi però si rialza, quindi nulla di grave, riprende il suo posto in campo Fernanda Marrocchi. Zuin manovra per le sue compagne, poi serve ancora sull'ala Brunetti, poi Poderi, Zuin ancora dall'altro lato per fabbricatore, fermata con un fallo da Vicky Romeo. Zuin ancora senza sotto passivo, si alza il braccio degli arbitri, il fallo commesso da Landri su Zuin. Essenza, lo ricordiamo, è sotto passivo, si è alzato il braccio della coppia arbitrale, Ben in casa perde e colpisce il pallone con i piedi, quindi fallo in attacco e cambio di possesso, Iomi che riparte con Pina Napoletano, poi Valentina Landri, sulle Gomez, Vicky Romeo, giro palla, Siriel Lauretti Matos per Pina Napoletano, ancora Gomez, giro palla ancora per l'Aiomi di coach Rupez, Capitan Coppola, serve Gomez, poi ancora Landri si butta nello spazio, serve Pina Napoletano che dall'ala però sbaglia la parata di Iacovello, la sfera però finisce out, quindi ancora possesso Aiomi con Coppola, poi Valentina Landri sulle Gomez, Vicky Romeo si butta nello spazio, serve Valentina Langi, poi Lauretti Matos in qualche modo recupera la sfera dopo un controllo in un primo momento non felicissimo, poi Landri ancora per Pina Napoletano, la conclusione, ancora un errore, recupera però la sfera prima che termina fuori l'Essenza, quindi può ripartire con Gaia Zuin, poi Ben in casa, fabbricatore, ancora Zuin, giro palla per la formazione ospite dell'Essenza Ferrara, Ben in casa, poi sull'ala ancora per Brunetti che però non passa, poi Zuin, fermata con un fallo da Casale, cartellino giallo per Laura Casale che ha commesso fallo su Gaia Zuin, 9 metri, Ben in casa, Zuin, Ben in casa, la conclusione, la rete di Ben in casa, cambia ancora il punteggio, Gomez intanto dall'altro lato, fermata con un fallo, 9 metri, Valentina Landri, giro palla per l'Aiomi, Lauretti Matos in possesso, serve Landri, poi Gomez, Romeo, ancora giro palla della formazione guidata da coach Rupez,
con Valentina Landi che serve, poi Pina Napoletano sull'ala, poi Lauretti Matos per Coppola, Coppola, la conclusione sbagliata, nulla di fatto, riparte ancora l'essenza con Gaia Zuin per Fabbricatore in contropiede, poi Poderi per Brunetti, l'infrazione in attacco, cambio di possesso, riparte l'Aiomi, Brusser, serve Valentina Landri, poi Gomez, Vicky Romeo sull'ala, Gomez ancora, poi perde la sfera, poi la recupera Landri, ancora Lauretti Matos, Pina Napoletano, Lauretti Matos nello spazio, subisce fallo, fischio degli arbitri, 9 metri, Capitan Coppola, per Valentina Landri, Gomez, poi infrazione, fallo su Capitan Coppola commesso da Gaia Zuin, 9 metri ancora, giallo per Zuin, Pina Napoletano, serve Lauretti Matos che si butta nello spazio, subisce ancora un fallo, ancora un 9 metri, servizio per Lauretti Matos che si alza, la conclusione parata, poi recupera ancora però la sfera Vicky Romeo, Vicky Romeo il servizio errato, poi recupera ancora la sfera Gomez, Gomez ancora un fallo su Gomez, ancora un fischio, ancora un 9 metri, Valentina Landri, Gomez, servizio per Pina Napoletano dall'ala, il fallo su Pina Napoletano, il fallo 7 metri, la linea dei 7 metri ci va ancora una volta sulla Gomez contro Martina Iacovello, parte sulla Gomez, la conclusione, la rete di sulla Gomez, 8-5 il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi, Pidio Salerno e l'Essenze Ferrara dopo 20 minuti di gioco del primo tempo. Possesso ora per l'Essenze con Gaia Zuin. Poi bene in casa, trova un varco, serve poi Marrocchi che però sbaglia. Nulla di fatto, riparte in contropiede Salerno con Lauretti Matos, Lauretti Matos per Gomez. Gomez, la conclusione, la rete di Sule Gomez, 9-5. Ora in possesso c'è l'Essenze Ferrara con Carlotta Poderi, serve bene in casa, poi Arianna Brunetti, Cito Palla, Gaia Zuin, trova un varco, Poderi, Poderi ancora, poi il fallo, il fischio, il 9 metri. Bene in casa, Ciro Palla per Zuin ancora, Zuin fermata con un fallo ancora, 9 metri, ancora Essenze, possesso di palla con Bene in casa, Bene in casa, si butta nello spazio, prova il servizio per Fabbricatore ma lo sbaglia, rimessa per l'Aiomi con Vale Landri, poi ancora Valentina Landri, si butta nello spazio, serve Gomez, Gomez, Lauretti Matos che in qualche modo recupera la sfera, poi però bisogna ricominciare. Giro palla. Poi coach Lupez vede in difficoltà la sua squadra sul 9-5 al 20° del primo tempo e corre ai ripari chiamando time out.
squadre che fanno il loro ritorno sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo il time out ordinato da coach Rupez. Possesso per l'Aiomi con Loretti Matos, poi Pina Napoletano, giro palla per l'Aiomi, Pina Napoletano sulle Gomez. Ancora Valentina Lanti per Gomez che si alza, la conclusione, ancora una rete, quinta rete personale per Gomez, decima rete per l'Aiomi, 10-5. Cambia ancora il punteggio. Tanto possesso Estense con la numero 5 Arianna Brunetti, giro palla con Poderi, poi Zuin. Bene in casa, ancora bene in casa, serve Zuin che si butta nello spazio, poi serve Brunetti sull'ala, ma da lì non si passa, poi Zuin, serve Marrocchi ma non aggancia il pivot della formazione ospite, poi Pina Napoletano non aggancia a sua volta il lancio dall'altro lato di Monica Brewster, quindi riparte ancora le Estense con Fabbricatore, poi Zuin. Bene in casa per Brunetti, poi Poderi, ancora bene in casa, dentro per Marrocchi, il fallo di Gomez, giallo per Sule Gomez, su, e quindi 9 metri, ancora possesso Estense con Gaia Zuin che si butta nello spazio, prova il servizio per Fabbricatore. Ancora Gaia Zuin per Poderi, la parata di Monica Brewster, Brewster c'è, quindi dice di no alla numero 6 dell'Essence, riparte l'Aiomi con Gomez, poi Landry, poi ancora Gomez, Casale, Rita Trombetta, Loretti Matos, Pina Napoletana sull'ala, giro palla per l'Aiomi. Ancora la Loretti Matos si butta nello spazio, trova un servizio per la numero 18 che ci riesce, Pina Napoletano, poi ancora la numero 24, Loretti Matos, serve Laura Casale, fermata con un fallo, 9 metri, ancora possesso per la formazione salernitana della Iomi, servizio per Coppo Laura che subisce il fallo, 9 metri ancora, ancora Iomi in possesso con Laura Casale, Loretti Matos, giro palla, Loretti Matos per Gomez, Gomez per la conclusione tentata da Loretti Matos che però si perde out, riparte la formazione ospite dell'Essenza con Gaia Zuin che serve Poderi, ancora Gaia Zuin, giro palla, Fabbricatore, poi si butta nello spazio, perde la sfera in un primo momento, poi la recupera Marrocchi, Poderi, si gira, serve Zuin, la conclusione, ancora Brewster c'è, riparte l'Aiomi con Rita Trombetta, Rita Trombetta si ferma, subisce fallo da Fabbricatore, 9 metri, ancora possesso Aiomi con Laura Casale, Pina Napoletano, giro palla per la formazione di coach Rupez con Laura Casale che si butta nello spazio, serve o prova a fare a servire Gomez ma subisce fallo, quindi 9 metri ancora quando siamo al 25esimo del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, Iomi in possesso con Pina Napoletano che si butta nello spazio, fallo in attacco fischiato a Pina Napoletano, cambio di possesso, Essenze che può ripartire, però c'è il time out chiamato questa volta dal tecnico della formazione ospite dell'Essenze Ferrara, Demeni Chionghi, quando siamo al 25esimo, mancano quindi 5 minuti e 46 secondi alla fine del primo tempo,
il tecnico della formazione ospite, ha deciso di parlarci un po' su con le sue ragazze, di mettere a punto un po' gli schemi d'attacco. Squadre che tornano sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo il time out richiesto dal tecnico della formazione delle Essenze Ferrara. Possesso proprio per le Essenze, che ripartirà con il portiere Martina Iacovello, che serve in avanti Carlotta Poderi, poi bene in casa Zuin, Fabbricatore, giro palla per la formazione ospite delle Essenze. Ancora giro palla, servizio per Ben in casa, poi Zuin, poi servizio per Marrocchi che non aggancia, recupera però Fabbricatore che subisce fallo, 9 metri, ancora Essenza in possesso di palla con Ben in casa, poi Zuin. Zuin ancora, serve Ben in casa che però va alla conclusione, realizza la rete Lorena Ben in casa, rete numero 6 per la formazione ospite. Intanto Iomi dall'altra parte con Trombetta, poi Casale, Loretti Matos, ancora Casale, Rita Trombetta. Lo schema, Trombetta si alza, la conclusione, para però Iacovello, riparte in contropiede la formazione ospite, poi esce Ferrari che intanto ha preso il posto di Monica Brusser tra i pali della formazione salernitana e rimette la sfera fuori, quindi rimessa dalla linea laterale per la formazione ospite che può manovrare ancora con Lorena Ben in casa. Poi Gaia Zuin, ancora Ben in casa per Gaia Zuin che si alza, la conclusione però si perde al lato, riparte la Iomi con Rita Trombetta, poi Laura Casale in velocità, serve Lauretti Matos che si butta nello spazio, subisce il fallo, il fischio degli arbitri, 9 metri, ancora Salerno che manovra la Iomi con Laura Casale, Rita Trombetta, Lauretti Matos, poi sull'ala Pina Napoletano, giro palla per la formazione salernitana, poi la conclusione di Lauretti Matos, ancora Iacovello para, quindi non cambia il punteggio, riparte le Essenze con Marrocchi, poi Zuin, Poderi, bene in casa, giro palla per le Essenze Ferrara, servizio ancora per Ben in casa che però perde il controllo della sfera che si perde out, quindi riparte la Iomi con Laura Casale che serve Valentina Landri, Valentina Landri per Casale, ancora si butta nello spazio, subisce il fallo, il 9 metri, fallo su Laura Casale, 9 metri per la Iomi che riparte con Valentina Landri, giro palla Pina Napoletano, Trombetta, ancora Rita Trombetta per la formazione salernitana, serve Capitan Coppola che viene fermata con un fallo, quindi 9 metri ancora per la Iomi, ancora Rita Trombetta, Valentina Landri, Laura Casale, Laura Casale, fallo in attacco però fischiato a Laura Casale, riparte in velocità la formazione ospite con Gaia Zuin, poi Poderi, giro palla, Ben in casa, Gaia Zuin, Marrocchi,
La conclusione è parata da Ferrari, riparte la Iomi con Valentina Landi si butta nello spazio, serve di dare trombetta, poi Capitan Coppola, la conclusione, la rete del capitano della Iomi, 11-6 quando mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine del primo tempo, 11-6 per la Iomi. Tanto riparte il gioco con l'essenza che manovra, con Benincasa che serve poteri, poi Zuin, Ciro palla per l'essenza, Benincasa, il servizio per Gaia Zuin che si butta nello spazio, serve Fabbricatore che ritorna indietro, serve Benincasa, poi poteri ancora per Benincasa che però perde il controllo della sfera, che si perde out, rimessa dalla linea laterale da parte di Elisa Ferrari, e serve Landri, poi trombetta, ancora Landri, Casale nello spazio, il fallo commesso da Benincasa che si becca anche il 2 minuti, anzi no, non era Benincasa ma era la numero 6, chiedo scusa, Carlotta Poteri, che ha commesso il fallo e si è biccata il 2 minuti, 9 metri per la Iomi che avrà anche l'uomo in più, questo finale di primo tempo. Possesso per la formazione di coach Dupez con Vicky Romeo, poi trombetta, Ciro palla in velocità per Laura Casale, poi Valentina Langi si butta nello spazio, perde però la sfera, il fallo fischiato dagli arbitri, ancora Pia Napoletano, c'è qualcosa che non va, bisogna quindi identificare la posizione, ma mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, ancora possesso per la Iomi con Casale, poi Landri per trombetta che si alza, la conclusione, la rete dell'ex Rita Trombetta, rete numero 12 per la formazione della Iomi, 12-6 quando mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, ci prova Benincasa ma Ferrari le dice di no e quindi la prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 12-6 in favore della Iomi PDO Salerno, a 10 per i secondi 30 minuti di gioco. Squadre nuovamente sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo per la disputa del secondo tempo del match tra la Iomi e l'Essenza, il primo tempo che lo ricordiamo si è concluso sul 12-6. Tanto possesso per l'Essenza Ferrara con Benincasa, Gaia Zuin marcata stretta da Laura Casale, c'è il fallo, già anche la numero 99 Gioia Verrigni nella formazione ospite, tanto Benincasa subisce fallo, quindi 9 metri per le ospiti che manovrano con Benincasa che serve Brunetti, ancora Benincasa, fermata in qualche modo, però fallosamente secondo gli arbitri, quindi 9 metri ancora per le ospiti, Fabbricatore, giro palla per la formazione ospite che viene però fermata, riparte in contropiede la Iomi con Romeo, il fallo, il 7 metri, fallo commesso dalla numero 27 Luciana Fabbricatore. Cambio intanto tra i pali della formazione ospite, fuori Martina Iacovello, dentro con la maglia numero 12 Iareyes che si trova di fronte Gomez dalla linea dei 7 metri, parte Gomez, la conclusione, la rete di Sule Gomez, sesta rete personale per Sule Gomez, rete numero 13 per la formazione ospite. Tanto ritorna sul 40-20 della palestra Palumbo Martina Iacovello, cioè pali dell'Essenza Ferrara che ora manovra con Benincasa che però perde il controllo della sfera, lo recupera la Iomi, fallo però di piedi in attacco commesso da Lauretti Matos, quindi cambio di possesso ancora, 9 metri per la formazione dell'Essenza che può manovrare con Zuin, poi poteri, ancora Zuin, non controlla, poi in un secondo momento però recupera la sfera, serve Benincasa, Benincasa si butta nello spazio,
fermata con un fallo. Ancora Zuin trova un varco, fa partire una conclusione che si insacca all'incrocio dei pali. Bel gol realizzato da Gaia Zuin, rete numero 7 per la formazione ospite, 13-7 il punteggio tra la Iomi e l'Estense. Iomi che ora manovra con Pina Napoletana sull'ala, poi Cido Palla, Gomez, Valentina Landri, ancora Gomez, poi dall'altro lato sull'ala Vicky Romeo, il servizio per Lauretti Matos che si alza, fa partire la conclusione e realizza. Intanto dall'altra parte già si riparte in velocità con la formazione ospite che però perde la sfera, riparte ancora a Salerno con Vicky Romeo in contropiede, poi Laura Casale, la conclusione, la rete di Laura Casale, poi il 2 minuti. Sotto fallo Laura Casale ha comunque realizzato il gol e poi ben in casa si è beccata il 2 minuti. 15-7 il punteggio. Intanto riparte la formazione ospite dell'Essenza Ferrara con Arianna Brunetti, Carlotta Poderi, Cido Palla, ancora Poderi, si butta nello spazio, serve Brunetti, ancora Gaia Zuin, prova il servizio per Verlingi che però subisce il fallo, quindi in 9 metri ancora Verlingi in possesso di palla per l'Essenza. Poderi, serve Zuin si butta nello spazio, serve Fabbricatore, poi Poderi ancora che si alza, fa partire la conclusione, realizza il gol, primo gol personale per Carlotta Poderi, ottavo gol per l'Essenza. Intanto dall'altra parte Pina Napoletano realizza dall'ala il gol numero 16 per la formazione del Iomi Salerno, 16-8 dopo 5 minuti del secondo tempo per la Iomi. Intanto l'Essenza che può manovrare in avanti con Zuin, poi Brunetti, Cido Palla per Marrocchi, ancora Zuin, Brunetti, poi serve poi ancora un fallo, un 9 metri. Marrocchi, possesso di palla, serve Poderi, Cido Palla, Fabbricatore, Zuin si alza, prova la conclusione senza riuscirci, però recupera la sfera Brunetti che serve Poderi. Poderi si butta nello spazio, prova la conclusione, parata da Ferrari, ma c'è il fischio degli arbitri, quindi il fallo, il 9 metri. Ancora possesso Essenza con Gaia Zuin, Fabbricatore, la conclusione di Zuin si perde però al lato, quindi cambio di possesso ancora, riparte Ferrari che serve Landri, che poi a sua volta serve Lauretti Matos, Gomez sull'ala per Romeo, la conclusione parata però da Martina Iacovello. Intanto siamo già dall'altro lato con l'Essenza, Poderi, poi Brunetti, il fallo, il 9 metri. Ora Cido Palla per l'Essenza Ferrara con Zuin, ben in casa. Ancora Cido Palla per le ospiti con Carlotta Poderi, Arianna Brunetti, fermata, poi il fallo, il 2 minuti per Pina Napoletano, fallo su Brunetti e poi il 2 minuti per Pina Napoletano, uno in più per... c'è 2 minuti anche, sono andati a metà per Brunetti della numero 5 della formazione ospite, quindi super parità numerica comunque perché sono state espulse entrambe le giocatrici sia della Iomi che dell'Essenza, espulsione temporanea di 2 minuti per intanto dalla, c'è Marrocchi che viene fermata con un fallo, quindi ancora un 9 metri, ancora l'Essenza in possesso con Gaia Zuin ben in casa, poi Poderi,
Poderi fermata ancora con un fallo, con 9 metri. Zuin serve Benincasa, la conclusione, la rete di Lorena Benincasa, quarta rete personale dell'ex Lorena Benincasa e rete numero 9 per le ospiti. Intanto riparte la Iomi con Gomez, poi Romeo, Valentina Landri, Loretti Matos, giro palla, ancora Gomez, Landri, Capitan Coppola, poi Loretti Matos per Vicky Romero e Gomez. Gomez si gira, subisce il fallo, il 9 metri. Ancora Iomi in possesso con Gomez, poi Romeo, Valentina Landri per Loretti Matos che si butta nello spazio e trova la conclusione all'incrocio dei pali dove Iacovello non può arrivarci. Quindi rete numero 17 per la compagine salernitana di coach Rupez. Piantura Lessenze può manovrare con Gaia Zuin, fabbricatore, ancora Zuin, il fallo subito da Zuin, il 2 minuti per Laura Casale, c'è anche il gol per la formazione ospite segnato, se non andiamo errati, da Marrocchi. ...17-10 dovrebbe essere il punteggio dopo 8 minuti del secondo tempo. Infatti è così, 17-10... tanto fuori Ferrari, dentro Antonella Coppola per l'uomo in più di movimento in casa della Iomi Salerno, che manovra ora con Landri, poi servizio per Coppola che non aggancia, riparte la formazione ospite con il portiere Iarias che ha preso il posto di Iacovello. Velocità, Poderi si butta nello spazio, Poderi, Ferrari le dice di no, Ferrari c'è, fa ripartire la sua squadra, poi lascia nuovamente il campo a Pina Napoletano per l'uomo in più di movimento. In attacco senza portiere ha ordinato coach Rupez per ottenere un uomo in più di movimento. Tanto Iomi che manovra con Gomez, poi Landri si butta nello spazio, Landri, la conclusione, la rete di Valentina Landri. Poi ancora un errore in casa Essenze, recupera quindi la compagine salerana il pallone con Gomez, poi Romeo. 18-10 dopo 10 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e l'Essenze Ferrara. Iomi che manovra ora con Loretti Matos, poi Gomez, Valentina Landri per Pina Napoletano che dall'ala non sbaglia e la mette in fondo al sacco. Rete numero 19 per la Iomi, 19-10. Intanto è entrata anche la numero 31 Eleonora Costa nelle fila dell'Essenze Ferrara che ora è in possesso della sfera. Serve poi Zuin che manovra, serve Poderi, Benincasa, ancora il servizio per Gaia Zuin che si butta nello spazio, prova la conclusione ma Ferrari ancora c'è, le dice di no, poi l'erroraccio e ancora il gol di Gaia Zuin, erroraccio della formazione salernitana e quindi il gol numero 11 per la formazione ospite, 19-11. Rete realizzata da Gaia Zuin dopo il pasticcio difensivo in casa Iomi. Intanto formazione della Iomi che in avanti, il fallo subito da Coppola, quindi il fischio degli arbitri è il 9 metri. Lauretti Matos si butta nello spazio, serve Valentina Landri, poi Gomez, ancora Landri,
Lauretti Matos, la conclusione, la rete ancora di Siriel, Lauretti Matos, ed è personale numero 5, numero 20 per l'Iomi, 20-11. Nato Essence in possesso con Ben in casa, Zuin, poi fallo in attacco, fischiato, cambio di possesso per Ladi, fa ripartire l'Iomi, Valentina Landri, serve Gomez, Gomez si alza, la conclusione che però termina fuori, c'è il fallo però su sulla Gomez, quindi il 9 metri. Ancora possesso Iomi, Coppola, serve Gomez, poi Valentina Landri, Sidier, Lauretti Matos in possesso, serve ancora Gomez, poi sull'ala Rita Trombetta, giro palla per l'Iomi, Lauretti Matos, Gomez, di lì non si passa, quindi si va dall'altro lato dove c'è Pina Napoletano che commette però infrazione in attacco, cambio di possesso ancora, riparte Gaia Zuin che serve Fabbricatore, ancora Zuin poi per Poderi, Poderi nello spazio, la parata di Elisa Ferrari, ma c'è il fischio degli arbitri per il fallo commesso da Valentina Landri, il 7 metri, 7 metri per l'Estense. Dalla linea di battuta c'è Gaia Zuin contro Elisa Ferrari, arriva il fischio degli arbitri, parte Gaia Zuin contro Ferrari che le dice di no, parata di Elisa Ferrari che ha detto di no a Gaia Zuin sul 7 metri, poi lascia il campo a Laura Casale perché coach Dupez vuole l'uomo in più di movimento in mezzo al campo, quindi fuori il portiere, un uomo in più di movimento in attacco come previsto dal regolamento, Iomi che può manovrare con Gomez, poi Landri, ancora Gomez, giro palla, Valentina Landri sull'ala per Rita Trombetta, Landri trova il varco, il fallo in attacco, contropiede, prova la conclusione, Jerez direttamente dai pali, ma sbaglia e quindi riparte ancora l'Iomi con Laura Casale, ancora nuovamente l'uomo in più di movimento in attacco, fuori Elisa Ferrari, dentro Rita Trombetta, in casa Iomi Salerno come ordinato da coach Dupez. Iomi che può manovrare in attacco con Valentina Landi, poi Trombetta per Landri ancora, il servizio per Lauretti Matos, per Pina Napoletano sull'ala, bisogna ritornare indietro però, poi Lauretti Matos si alza, la parata ancora del portiere Jeries che fa ripartire Carlotta Poderi per l'Essenze che serve Fabbricatore sull'ala, poi Zuin, il passaggio per Benincasa che subisce fallo da Laura Casale, fischio dei direttori di gara 9 metri. Quando siamo al 15° del secondo tempo, di 20-11 possesso per l'Essenze con Carlotta Poderi, giro palla, Benincasa, Zuin, ancora Benincasa per Zuin, lo schema, il servizio per Benincasa che in qualche modo recupera la sfera in un secondo momento, serve poi ancora Zuin per Poderi, sull'ala per Leonora Costa, Eleonora Costa, la conclusione, il fallo, il 7 metri, fallo commesso da Gomez, poi time out, chiesto se non andiamo dati da coach Dupez. Anzi no, era il tecnico della formazione ospite, Diameni Ghionghi, che aveva appoggiato sul tavolo dei cronometristi la T del timeout. Non si capisce, però c'è un po' di confusione in questo frangente, gli arbitri sono a parlare proprio al tavolo dei segnapunti dopo che il tecnico Ghionghi aveva, come detto, appoggiato la T del timeout. Vediamo un po' cosa decide la coppia arbitrale composta da Carrino e Pellegrino. Conciliabolo con il tavolo dei segnapunti, i cronometristi, per dire il vero.
Vediamo un po'. Non c'è il. Non viene accordato se non andiamo ai dati il time out. Anzi sì. Ora viene accordato dalla coppia arbitrale il time out. Dopodiché ci sarà il 7 metri per la compagine del Essence Ferrara per il fallo di Gomez. C'è un po' di confusione tra gli arbitri Carlino e Pellegrino e il tavolo dei cronometristi. Gli arbitri hanno comunque accordato il time out, poi adesso richiamano in campo le due squadre. Ora le due squadre vengono richiamate nuovamente sul 40x20. C'è il 7 metri per le Essence. Eleonora Costa dalla linea dei 7 metri contro il portiere Elisa Ferrari. Arriva il fischio degli arbitri. Parte la conclusione, c'è la rete di Eleonora Costa, rete numero 12 per la formazione dell'Essence. Siamo già intanto dall'altro lato con Gomez che si alza e realizza il gol personale numero 7 e numero 21 per l'Iomi. Lo stesso ora per l'Essence con Poderi, poi Zuin, ben in casa. Giro palla per la compagine ospite, bene in casa ancora per Zuin che si alza, la conclusione, Ferrari le dice di no, quindi riparte in velocità Gomez, poi Coppola ma non controlla, fallo fischiato però alla difesa e quindi all'Essence, possesso ancora per l'Iomi che può ancora manovrare in attacco con Valentina Landri che chiama schema, Loretti Matos, Gomez, giro palla, grida trombetta sull'ala, Coppola, Gomez fermata, infrazione in attacco, cambio di possesso ancora, riparte Fabbricatore che serve ben in casa, il pallonetto e la rete di Lorena ben in casa, quinta rete personale dell'ex Lorena ben in casa, rete numero 13 per la compagine ospite dell'Essence Ferrara, 21-13 il punteggio. Tanto Iomi in possesso con Sule Gomez, poi Valentina Landi, Lauretti Matos, giro palla, grida trombetta, Capitan Coppola si butta nello spazio, prova un servizio per grida trombetta che viene però fermata fallosamente, 9 metri per l'Iomi. Gomez, Loretti Matos, giro palla, ancora Gomez, si alza, fa partire la conclusione, mette dentro l'ottavo centro personale, la rete numero 22 per l'Iomi Salerno, 22-13 il punteggio. Ancora cambio tra i pali della Essence Ferrara. Torna in campo Martina Iacovello, fuori Jereyes, tanto l'Essence viene fermata con un fallo, quindi 7 metri, ancora possesso Essence con ben in casa, che serve Zuin, poi Poderi, sull'ala per Eleonora Costa, l'errore, Gomez parte, servizio per Pino Napoletano che però non aggancia, nulla di fatto, riparte ancora l'Essence con ben in casa. Servizio per Zuin, poi Poderi, ancora Zuin, giro palla per la formazione guidata da coach Demeni Chionchi, con ben in casa, Zuin, Fabbricatore sull'ala, poi ancora Zuin, ben in casa, la conclusione, la parata di Ferrari che fa ripartire l'Iomi con Valentina Landri, poi Loretti Matos,
Valentino Lanzi nello spazio per Coppola, fermata ancora con un fallo, ancora un fischio degli arbitri e ancora un 9 metri. Loretti Matos, Pina Napoletano, giro palla per l'Aiomi di coach Rupez. Ancora la formazione di casa dell'Aiomi in possesso con Gomez per Loretti Matos, che però non c'è la linea di passaggio sull'ala, quindi serve Trombetta che si alza e realizza il secondo gol personale e gol numero 23 di squadra quando siamo giunti al 20° del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Il risultato è 23-13 in favore della Iomi Salerno contro l'Essenza Ferrara. Essenza che ora manovra con Poderi, poi bene in casa Zuin, Marrochi, ancora Zuin, Poderi per Costa. Costa fermata con un fallo il 9 metri. Poderi, ancora bene in casa, dentro per Marrochi che però perde la sfera, quindi riparte l'Aiomi con Loretti Matos in velocità. Loretti Matos, la conclusione, la parata però questa volta con una gamba di Martina Iacovello. Nulla di fatto e ora possesso per l'Essenza con Fabbricatore, poi Zuin. Giro palla ora con Ben in casa, poi Costa. Fabbricatore ancora. Poderi. Fallo. 9 metri. Poderi per Ben in casa, poi Costa. Sull'ala serve ancora Poderi. Zuin dentro per Marrochi. Il pivot della formazione ospite non sbaglia. Fernanda Marrochi realizza il gol personale numero 2, intanto siamo già dall'altra parte, ma Gomez viene fermata con un fallo, quindi 9 metri. Possesso ancora per l'Aiomi con Pina Napoletano, Valentina Landri, Laura Casale che è entrata in campo al posto di Loretti Matos. Quindi giro palla con Valentina Landri, poi Gomez, ancora Landri, Casale, giro palla, Gomez, Landri si alza, poi serve Trombetta che prova la conclusione, parata ancora da Iacovello che fa ripartire la sua squadra con Gaia Zuin. Poi Poderi, viene in casa, Eleonora Costa, giro palla. Ora l'Essenza con Zuin, il fallo subito da Gaia Zuin nel 9 metri. Ora l'Essenza con Ben in casa, poi Zuin, la conclusione, la parata di Ferrari, riparte l'Aiomi con Gomez. Il fallo su Casale, riparte ancora l'Aiomi con Gomez, poi Landri, Trombetta, Gomez ancora, Casale, servizio per Coppola, il fallo sul capitano dell'Aiomi, il fischio degli arbitri è il 9 metri. Ancora possesso per l'Aiomi con Pina Napoletano che serve Casale, Casale per Valentina Landri, si butta nello spazio, serve Pina Napoletano, di lì non si passa, bisogna ricominciare ma c'è un fallo, quindi il 9 metri. Fallo commesso da Costa su Napoletano, che ora è ancora in possesso di palla e serve Landri, poi Casale. Casale commette però infrazione in attacco, quindi riparte ancora l'Essenza con Costa, fermata con un fallo da Valentina Landri. Ancora possesso per l'Essenza con Poderi, poi Ben in casa, Zuin, ancora Poderi. Il fallo, 9 metri, Berlinci, per Ben in casa, Gaia Zuin,
per Fabbricatore, che realizza la numero 27. Fabbricatore realizza il gol numero 15 per la formazione ospite. Poi dall'altra parte c'è il fallo sul capitano Coppola e il 7 metri dopo il fischio del direttore di gara. La linea dei 7 metri ci va Rita Trombetta contro Martina Iacovello. Arriva la conclusione, la parata, poi recupera però la sfera Trombetta che sulla ribattuta realizza il gol numero 24, 24 a 15 al 25esimo del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, cioè la Iomi Salerno e l'Essenza Ferrara. Essenza che ora può manovrare in attacco con Lorena Benincasa, poi Poderi, Eleonora Costa, giro palla, servizio per Fabbricatore che si butta nello spazio, commette fallo in attacco, quindi fischio degli arbitri e cambio di possesso con la Iomi che riparte. Casale, il fallo su Laura Casale, il fischio degli arbitri è il 9 metri. Ancora possesso Iomi con Rita Trombetta, poi Vicky Romeo, entrata in campo al posto di Sule Gomez, entrata in campo anche la giovane Fabbo con la maglia numero 23, ora servita da Valentina Landri, poi ancora Rita Trombetta, si butta nello spazio, subisce il fallo, fischio degli arbitri, 7 metri. Dalla linea dei 7 metri ci va proprio la giovane Giulia Antonia Fabbo, maglia numero 23 della Iomi, prodotto del vivaio. La conclusione però finisce fuori. Riparte quindi la formazione ospite dell'Essenza Ferrara. Con Brunetti. Poi Benincasa, Poderi, Gaiazuin, servizio ancora per Benincasa che prova a servire Zuin, ferma la sfera, poi giunge a Costa che però la perde, riparte la Iomi con Vicky Romeo in contropiede, Vicky Romeo fermata in laterale, quindi rimessa dalla linea laterale per la Iomi con Valentina Landri, Fabbo, Rita Trombetta, Fabbo ancora, giro palla, entrata anche l'altra giovane Erika De Summa nel ruolo di pivot, intanto Fabbo realizza il primo gol personale, se non andiamo errati, il primo gol in Serie A del giovane prodotto vivaio targato Pidio Salerno. Ed è il numero 25, 25 a 15 per l'Iomi. Con il possesso ora per la compagine ospite dell'Essenza con Benincasa, Gaia Zuin per Eleonora Costa che si butta dentro, infrazione fischiata dagli arbitri in attacco, quindi cambio di possesso e riparte la Iomi con Valentina Lanti, poi ancora Fabbo, Erika De Somma. Campo, entra in campo anche un'altra giovanissima, la numero 3, Carmen Stellato. In campo tanto vivaio targato Pidio Salerno in questo frangente, tanto Trombetta subisce fallo. Fischio degli arbitri è 9 metri. In campo ci sono come prodotti del vivaio Fabbo, Stellato e De Somma. Fabbo è in possesso di palla, serve Casale. Trombetta, ancora Fabbo, Trombetta si alza, Jereyes che ha preso nuovamente il posto tra i pali dell'Essenza, serve poi dopo la parata Eleonora Costa che realizza con un sottomano alle spalle di Elisa Ferrari, dall'altra parte intanto Trombetta subisce fallo, quindi 9 metri, Stellato, serve De Somma, poi Casale, ancora Fabbo, giro palla, quando mancano 2 minuti e 5 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Casale, Fabbo, Trombetta, si alza, la conclusione, la rete
numero 26, 26 a 16, dando l'altro lato. È entrata anche un'altra giovanissima, Motta, Roberta Motta, maglia numero 5 al posto di Vigilio Meo. Tanto Motta proprio recupera la sfera e parte in contropiede, Motta tutta sola, la conclusione però parata da Jerejes, 26 a 16, non cambia il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo quando mancano 1:20 alla fine del match. Iomi Salerno avanti 26 a 16 contro l'Essenze, che ora manovra con Ben in casa, poi Zuin, giro palla per l'Essenze, Ben in casa, Poderi per Brunetti, la conclusione che si termina però out, quindi cambio di possesso, riparte la formazione salernitana della Iomi con Casale, poi Fabbo, ancora Giambetta che si alza, fa partire una conclusione che però termina alta, riparte in contropiede la formazione ospite con Leonora Costa sull'ala, servizio per Gaia Zuin, poi dall'altra parte dell'ala per Brunetti che realizza il gol numero 17 per la formazione ospite, 26 a 17 per la Iomi contro l'Essenze Ferrara. Iomi che ora manovra in attacco con Fabbo, Fabbo si alza, la conclusione fuori ma c'è il fischio degli arbitri e quindi il fallo quando mancano pochi secondi alla fine del match. Mancano 3 secondi, 2, 1, la conclusione di Fabbo arriva sul fischio finale della sirena, si conclude quindi il match tra la Iomi Salerno e l'Essenze Ferrara con il risultato di 26 a 17. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare interne della Iomi PDO Salerno.